Poi, comunque, domenica siamo andati allo zoo, ma la carezza. No, carezza non si dice. Quanto è diventato caro lo zoo? Una volta costava 19 dollari a persona. Adesso abbiamo pagato 39 a persona. C'è da dire che il prezzo base sarebbe 29, ma se prendi 29 non ti fanno andare sul trenino. Una volta il trenino era tipo un extra, paghi un biglietto, mi sembra. Anzi, a me mi sembra che il trenino era incluso nel biglietto da 19. Poi c'era ad esempio il carosello, tipo la giostra, quella con i cavallini, tiu, 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 che gira, 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 che era biglietto. Adesso no, se non prendi il ticket dello zoo, quello da 39 dollari, non puoi fare niente. Quindi allora abbiamo preso, io ho 39, 39, e Olivia ha pagato un po' meno perché è bambina e Grayson non ha preso. Abbiamo speso più di 113 dollari per lo zoo. Alla fine il trenino l'avevamo preso in passato, ma non è niente di che, passava dietro. Il carosello, quello era bello. Olivia ha fatto 12 giri. Tutti gli altri bambini stavano addormentando. Olivia ancora, facciamo giri, facciamo giri. 124 giri. E giù commenti. Poi c'era un cinema 3D, 4D, faceva schifo. Micragnoso. Poi c'era. Non lo so. C'era niente di che. Insomma, ladrissima, ma la cosa più ladrissima, siamo andati a mangiare, avevamo dei panini al sacco, però non avevamo le bevande al sacco. Siamo andati a prendere una bottiglia d'acqua, 4 dollari e 99. Ladri! Ma 4 dollari e 99! Allora, un conto fa pagare gli alcolici, questo si sa, gli alcolici se li fanno pagare un sacco. E infatti la birra costava 10 dollari una mattina, no? Però con la sproposizione, cioè 4,99 per una bottiglia d'acqua è veramente esagerato. Cioè, lo posso capire la birra, Coca-Cola, granite, un gelato, quei cavoli di sundae di gelato che a Ikea te li tirano dietro, no? A Ikea, quello classico così, 8,99 dollari, veramente. Veramente, infatti volevo scrivere una recensione al vetriolo su Twitter e dire: ma come siete messi? Cioè, questi prezzi vi siete ridotti per quattro animali stupidi, quattro scimmie, che se volevo vedere delle scimmie bastava andare a Milano. Vai, questi qua. Ah, ecco quanto sono 6 inch. Neanche troppo. Chi l'avrebbe mai detto? I famosi 6 inch. Beh, 8 inch. 12 inch. E 12 inch inizia a essere interessante la cosa. Oh, quella storia. Chiedo per un amico, non lo so.